stessa fiera agricola di Bosco Nero, di nuovo un successo, tantissima gente, tantissimi trattori presenti. Eh sì, in questa fiera qua dobbiamo per forza portare i trattori, è una fiera agricola, poi dopo siamo in un paese dove i trattori d'epoca ce ne sono parecchi e non possono mancare. Alla sfilata ieri hanno partecipato i numerosi? C'erano 44 partecipanti, tra trattori, motocoltivatori e quello che sia, basta che andasse avanti, comunque eravamo in 44. E tutti quelli che sono qui oggi sono suoi, che è appassionato di trattori d'epoca? Sì, tutto quello che c'è in questa piazza sono miei, una parte, perché gli altri li ho lasciati a casa. Poi anche i miei amici nella via Trento hanno portato anche loro qualcosa. Si vedono dei pezzi veramente unici? Sì, sono dei bei pezzi e la gente li guarda molto volentieri e insomma non sono abituati ormai più a vedere questi trattori qua, se non vengono in queste fiere non li vedono più. Che comunque vengono attivati e viene fatta anche una dimostrazione. Sì, andiamo anche a fare dimostrazioni in giro, ci sono anche altri paesi che ci chiamano, la prossima domenica saremo a Pertusio e poi è una malattia che abbiamo noi dentro e così andiamo avanti. Quindi la fiera agricola piace sempre e l'agricoltura ha sempre la sua importanza. Sì, è importante l'agricoltura. Questo è ancora un paese agricolo, purtroppo tanti paesi ormai sono molto industrializzati. Noi abbiamo anche delle piccole industrie, ma però qui l'agricoltura è ancora molto sentita. E anche per i giovani che si avvicinano. Eh sì, abbiamo anche parecchi giovani ormai sotto il nostro comune che continuano questa attività e speriamo che vada avanti così.